Buonasera, siamo al ristorante Zia Teresa sul lungomare di Napoli in occasione della cena dinner Teleton, la notte del cuore. Questa sensibilità, questa vicinanza a Teleton, qual è la motivazione? Questa serata, che è organizzata appunto da Culturarte, che è anche Tiziana Gelsomino e me, Donatella Liguori, abbiamo pensato di unirci a questa realtà di Teleton per sensibilizzare un po' intanto l'opinione pubblica, uno. Due, noi abbiamo un centro di ricerca a Pozzuoli, il TIGEM, con a capo il dottore e il professore Ballabbio, e ci sono praticamente dei ricercatori più importanti di tutto il mondo qui da noi, in questa realtà napoletana. La sensibilità è proprio perché intanto probabilmente insieme alla signora Carmela abbiamo in comune una cosa, è quella di aver vissuto con dei nostri cari con delle malattie rare. Io spero come tutti quanti noi che ci sia più ricerca e quindi più fondi in modo tale da poter vivere in maniera dignitosa, questo da parte delle persone ammalate. Stiamo lavorando tutti quanti proprio per dare stasera veramente un bel segno, dire a tutti collaborate, o un euro, due euro, quello che è, per la ricerca, perché senza ricerca non si va avanti. Io ho tenuto mio marito per 30 anni, i miei figli hanno avuto il papà vicino per tanto tempo, e tutto questo non poteva succedere se non era per Teleton, la ricerca, i medici meravigliosi che ho incontrato. E qui c'è mio figlio, che è una testimonianza, che ha vissuto insieme a me, insieme al papà, insieme alle sorelle, questa vicenda. E lui se n'è andato, è ancora qui con noi sempre, ma soprattutto non dimenticheremo mai ogni momento di quello che abbiamo passato con lui. Donate e basta, perché è la cosa più bella, anche se magari chi avrà questi soldi, queste donazioni, non vi ringrazierà di persona, però state certi, già sta nel gesto quello che vale. Di Teresa è il grande cuore di Napoli, per noi Carmela Abate, quindi Zi Teresa, è proprio questo, il grande cuore di Napoli. E dato che la nostra iniziativa prende il nome proprio da Napoli, dal cuore, quindi una serata di solidarietà, ecco che abbiamo voluto questo scenario fantastico, e anche perché Carmela è nei nostri cuori e quindi merita tutta questa visibilità. Fare, diciamo così, beneficenza è la cosa più bella che bisogna fare, diciamo così. Io sono qua proprio apposta, venuto da Capri per questa bellissima serata. Poi in una location stupenda che Carmela Magnale, diciamo così, ottima padrona di casa, e diciamo così, tra virgolette, sarà sicuramente una gran bella serata. In questa sciabolata incrociata che faremo dello champagne, noi auguriamo a tutti i malati di vivere la propria malattia con uno spirito di positività e con amore, perché soltanto in questo modo è possibile affrontarla e superarla. Santé, bon air, champagne, dai. La solidarietà è l'elemento fondamentale di cui ha bisogno questa società.
il messaggio è quello che come RAI stiamo dando fin da quando è nato Teleton. Mi piace ricordare che la RAI, il servizio pubblico, è stato a fianco da Teleton fino dal primo momento e continueremo a esserlo. Quindi io qua sono è un piacere, ma è anche un dovere essere qua. E quindi, come dire, auguri a tutti e speriamo che quest'anno Teleton batta tutti i record. E la bellezza di una serata di gala in un posto così meraviglioso non deve far dimenticare l'obiettivo reale di questi incontri, che sono quelli di supportare la ricerca per quanto riguarda le malattie rare, quelle che cioè non possono godere degli investimenti delle grandi case farmaceutiche. E il principio è quello di fondo ed è quello della solidarietà. Bisogna starsi vicini nei momenti negativi. Purtroppo i tempi moderni sono molto meno improntati alla comunità di come erano i tempi passati. Dovremmo ricordarci di salvare delle tradizioni, quello che conta salvare, e non perdere stupidamente, scioccamente, quello che di bello c'è nell'essere vicini e nell'essere concittadini in una città come questa. È una cosa bella, è una bella emozione, stiamo in un posto meraviglioso, si parla di solidarietà, quindi tutti ci sentiamo in questo momento più buoni, disposti ad aiutare gli altri, insomma, in questo momento dove tutti festeggiano, insomma, è bene pensare anche a chi ha una vita sicuramente più difficile della nostra. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Beh, Napoli ha sempre dimostrato, quando Telecom chiama, una grande solidarietà e un grande cuore. Questa è la caratteristica della nostra città e mai come in questo momento Napoli ha un grande cuore, quindi anche noi l'abbiamo sempre sostenuta, anche in piazza con gli eventi che faremo nei prossimi giorni, ci sarò anche io. È bello anche qui in un ristorante storico del Borgo Marinari, della nostra città. Perché donare? Perché si fa del bene ad altri e quindi già questo giustifica questo atto d'amore. Poi alla fine si fa anche del bene a se stessi, perché quando si scopre che la solidarietà è un modo straordinario di vivere, si vive anche meglio. Noi dobbiamo ritrovare il gusto dell'amore, della solidarietà, della fratellanza e dell'aiuto nei confronti delle persone che stanno maggiormente in difficoltà. Napoli è la città del cuore. Secondo me è la città dell'amore. La città dell'amore lo sta diventando sempre di più. Mettiamo al centro la persona ed è per questo che stanno amando tanto Napoli. Io lo chiedo ai turisti che vengono a Napoli, mai così tanti, qual è la cosa che più vi ha colpito di Napoli? Al di là delle bellezze, dicono proprio l'umanità dei napoletani, il cuore dei napoletani. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let